Nel nome di Santa Giuseppina Bachita è stata celebrata anche nel Bresciano la quinta giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno dai numeri preoccupanti. Don Carlo Tartari, vicario per la pastorale e i laici, ha presieduto la Santa Messa a Ospitaletto. Tra gli enti organizzatori c'erano anche i volontari, da anni impegnati ad aiutare le prostitute a liberarsi da questa forma di schiavitù. Siamo una cinquantina, qui almeno a livello di Brescia e provincia. Gli interventi vengono fatti durante la settimana da parte di Suor Paola della Casa Gabriella e il sabato e il venerdì sera da parte degli altri volontari, diciamo sulle strade della Mandolossa e non solo. Il messaggio della giornata di oggi, che è appunto giornata mondiale di riflessione e di preghiera contro la tratta di persone, raggruppa l'unità di strada di Ospitaletto, quelle di Brescia e della Valle Camonica. È un fenomeno purtroppo che ai molti rimane nascosto, si vedono solo i ragazzi sulla strada, ma tutto quello che c'è poi nascosto non si vede. Diciamo che è la parte che tanti non vogliono vedere e che comunque ci coinvolge tutti. Ecco, cerchiamo di fare quel poco che possiamo avvicinando le ragazze, dando un supporto comunque a livello così psicologico, ma soprattutto informazioni di carattere medico, di carattere sanitario, per le visite, analisi, e non per ultimo le ragazze che hanno il coraggio, la forza di lasciare la strada, di potersi affidare a delle strutture protette dove possono riniziare a credere nell'uomo, proprio inteso come maschio, e a credere comunque nelle persone. Ecco, questo è un po' quello che facciamo. Dopo la celebrazione, al Teatro Agorà è andato in scena lo spettacolo Quanto vuoi,